Pantanelli, voto 7. Mica male come soddisfazione parare un rigore a San Siro a un certo Cruz per un portiere che all'Inter visse una malinconica stagione, la 96-97, sempre in tribuna aspettando che a Pagliuca, il titolare, o a Mazzantini, la riserva, venisse un raffreddore, che invece non arrivò mai. E anni dopo, a 35 anni suonati, Pantanelli può finalmente calcare il prato di San Siro da avversario. Gioca bene, anche se alla fine gli va male. La sua respinta di pugno al minuto 70 va a spegnersi disgraziatamente proprio sul piedone caldo di Stankovic, che lo crocifigge per il 2-1. Sdoganato! Baiocco, voto 7. Se è vero che per 45 minuti il Catania sembra l'Inter e l'Inter il Catania, parte del merito va anche al 31enne mediano esploso anni fa nel Perugia dei miracoli di Cosmi e Gaucci, quello di Grosso e di Verani, di Pieri e per l'appunto Baiocco. È una furia scatenata il numero 17 che da Cure e Stankovic provano a fermare in tutti i modi, principalmente randellandolo. Lui con gli anni ha persino migliorato il ruvido tocco di palla, un po' come Gattuso al Milan. Se Mascara è la mente, lui del Catania è il braccio. Tone. Mascara, voto 8. La domanda è se un gol così l'avesse fatto Maradona o Platini o Zico, per quanti anni l'avremmo visto in televisione? Un gol così oggi a San Siro l'ha invece inventato Mascara Giuseppe da Caltone, Catania. Uno dei tanti ragazzi di classe sopraffina che calcano i campetti di provincia italiana, più spesso in B che in A, nell'indifferenza dei più e con la sola colpa di essere nati in Sicilia e non in Brasile e di chiamarsi Mascara e non Mascarigno. Per un'ora assoluto dominatore della scena e miglior uomo in campo, rivelazione.